amici, bentornati o benvenuti sul mio canale. Io sono Giulio, per chi non mi conoscesse, e sono un'artista autodidatta. Come avete letto dal titolo, oggi si parla di Inktober. Vi spiegherò brevemente che cos'è, perché secondo me vale la pena farlo, qualche consiglio dato che l'anno scorso sono riuscita a terminarlo, e i miei primi 3 disegni. Inizio subito a spiegare che cos'è. Allora, l'Inktober è una challenge che parte il 1 ottobre e finisce il 31 ottobre. Ogni giorno c'è un tema da seguire e potete trovare la lista nella pagina ufficiale dell'Inktober. Potete anche trovare liste alternative, però secondo me lì vengono fuori delle challenge un po' a parte, perché secondo me il bello dell'Inktober è vedere tutte le persone che seguono un tema uguale e vengono fuori un sacco di idee diverse. Come vi dicevo, 31 disegni totali, non si è costretti a farli tutti, anche perché non si vince niente, lo si fa solo per divertimento. Secondo me vale la pena farlo per diversi motivi. Il primo tra tutti, secondo me, è perché è molto stimolante. Ci espone a nuovi pensieri, ci fa uscire un po' dalle nostre zone di comfort con temi che magari da soli non avremmo mai affrontato semplicemente. Un'altra cosa invece molto bella è che si crea proprio un senso di community tra gli artisti. È bello anche vedere giorno per giorno gli altri cosa creano e dire: cavoli, quella era un'idea bellissima. E infatti capire che da una cosa in realtà la nostra testa magari ne elabora solo 2 o 3 pensieri, 2 o 3 idee, ma in realtà ci sono un'infinità di cose che si possono fare. Un'altra cosa che poche persone sanno o che alcuni fanno solo per quello è che fa crescere molto su Instagram o sui social in cui si espone, perché se si fanno dei disegni belli originali con delle belle idee si viene seguiti da tante persone, chiaramente. Fa crescere nel disegno, fa crescere di follower, secondo me non ci sono motivi per non farlo. L'anno scorso io ho fatto la challenge per la prima volta e devo dire che è stata faticosa, però è stata una grandissima soddisfazione. Infatti, dopo un anno, secondo me, ho qualche consiglio che posso lasciarvi e che ho già applicato per quest'anno. Piccola parentesi, vorrei solo dirvi che se non avete ancora iniziato con l'Inktober, siete ancora in tempo, mi raccomando, non è perché è già iniziata allora non potete più farla, fino al 31 siete sempre in tempo. Anzi, secondo me, se siete un po' indecisi, vale la pena provare qualche giorno, così almeno iniziate già a capire com'è. Primo consiglio, che secondo me è il più semplice ma che dovete fare assolutamente perché vi aiuta parecchio, ovvero prendere la lista con tutti i giorni e scrivere di fianco cosa vi viene in mente in quel momento, in modo che se per esempio arrivate tardi un giorno avete già un'idea di base, poi se nel frattempo vi vengono idee migliori allora le cambiate, però diciamo che avete un piano di salvataggio. Secondo consiglio è che se non vi viene in mente qualcosa, provate a cercare su internet proprio come parola base cos'è che viene fuori, la cosa più ovvia, o se no potete iniziare a provare per esempio a chiedere ai vostri parenti, ai vostri amici. Tipo io l'anno scorso, quando non sapevo cosa fare, andavo in giro per casa, chi trovavo e gli chiedevo per esempio se ti dico la parola fumo, cos'è che ti viene in mente? E allora ognuno mi diceva la sua e poi da lì mettevo insieme qualche idea, oppure magari nel frattempo me ne venivano in mente altre e andavo avanti così. Se invece proprio un giorno non vi viene in mente niente, seguite l'idea più banale, chiaramente non bloccatevi, perché sennò se iniziate a bloccarvi poi sarà proprio un crollo emotivo, direte no, non ce la faccio più, non ce la farò mai. Allora seguite la cosa più semplice e poi se non vi viene in mente nient'altro, pazienza, voglio dire, secondo me il bello è anche provare a finirla. Un'altra cosa che ho fatto io è stato prendere un foglio A3, dividerlo in 30, poi il 31esimo lo mettiamo da parte, lo si divide in 30, si mettono tutti i giorni e si fanno già degli schizzettini di quello che si vuole fare, così man mano iniziamo a vedere già come può uscire l'insieme delle cose. Un consiglio spassionato, in realtà sono 2 però capirete. Allora, se decidete di fare l'Inktober a colori, assolutamente prendete dei fogli piccoli, fate tutto su un formato A5.
Non fate le cose sul formato A4. Io l'anno scorso l'ho fatto, è stato un disastro perché riempire un foglio A4 e riempire un foglio 5 ne passa di tempo soprattutto. Se avete tutto il giorno libero, dite io che stanno un mese libero e faccio solo quello, allora potete ancora farlo. Però io l'anno scorso, dopo aver fatto l'insober colorata in parte, su fogli A4 è stato veramente stancante. Quindi o lo fate su un foglio piccolo, oppure, come sto facendo io quest'anno, lo potete fare in bianco e nero, anche perché si chiama Inktober e in realtà sarebbe da fare così. E ancora meglio se fate in bianco e nero su una 5, questo sarebbe proprio l'ideale. Una cosa che faccio io, per esempio, lavorando non ho il tempo e soprattutto alcuni giorni proprio non sono a casa e non posso avere del tempo da dedicarci. Allora cosa faccio? Mi preparo tutte le bozze in una giornata un po' più libera, per esempio la domenica o lunedì. E poi negli altri giorni, che magari ho solo mezza giornata o solo qualche ora, faccio il disegno a biro o col pennarellino, così almeno mi faccio magari tre o quattro disegni in una giornata sola e sono a posto, poi devo solo fargli le foto. Dato l'esperienza dell'anno scorso, io quest'anno ho deciso di mantenere un tema mio e fare tutto in bianco e nero e tutto incentrato ai tatuaggi. Infatti vorrei fare tutti i disegni che poi posso tatuare. Devo dire che nei primi 3 giorni, secondo me, ho sforato troppo perché ho fatto dei disegni troppo grandi. A parte il secondo giorno, che secondo me invece ci sta. Dal quarto giorno in poi penso che farò delle cose molto, molto, molto più piccole. Per questi primi disegni ho usato questo sketchbook, che ha una carta abbastanza spessa. Comunque l'ho fatto vedere nei video dei materiali. Se volete andarlo a vedere, ve lo metto qua sopra. Anche qui ho sbagliato un po'. Secondo me li ho fatti venire troppo grandi perché mi sono data troppo spazio, semplicemente. Primo giorno, cristallo. Tutto linea e ho usato un pennarellino 05 per fare le linee più spesse e uno 01 più sottili. Secondo giorno vestito abito inteso come completo, chiaramente il mio preferito. Chi di voi lo riconosce me lo scrive nei commenti. Anche per questo solo linee, pennarellino 05 per le linee più grandi, 01 per le linee più piccole. Terzo giorno, vascello o vaso? Ho inserito un vascello dentro una damigiana. Nel frattempo è arrivato anche Fabio, si è impallinato dietro. E adesso lo recupero. Voi sapete che c'è dietro, ma non lo vedete. Per oggi è tutto, fatemi sapere nei commenti se state partecipando o se parteciperete anche voi. Io vi mando un grande saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!